Allora, mister, finalmente è arrivata la vittoria di questo campionato. È stata una sofferenza, eh? Ah sì, è stato un campionato lungo, sofferto, equilibrato. Insomma, voglio dire, poi noi con la questione anche della Coppa abbiamo fatto un sacco di partite. Siamo arrivati in fondo abbastanza stanchi. Devo dire che questa settimana abbiamo lavorato bene. Oggi si è visto, insomma, abbiamo avuto l'approccio giusto alla partita. Sapevamo che avevamo un risultato solo perché non volevamo stare a aspettare cosa succedeva negli altri campi. E niente, abbiamo fatto una buona partita, c'è soddisfazione, soprattutto per i ragazzi, per la società. Insomma, non aveva mai vinto il campionato, la salita in prima categoria sempre attraverso i playoff. C'è soddisfazione anche da parte mia, perché poi voglio dire, è il frutto di un lavoro di un anno, anzi forse anche di un anno e mezzo. E niente, siamo contenti, poi cerchi di esprimere in un modo, magari me la tengo dentro come mi tengo dentro la tensione di solito, però insomma dentro di me c'è soddisfazione. Sono contento perché siamo arrivati tutti assieme alla fine, anche con i ragazzi che hanno giocato meno, che hanno dato una grossa mano nelle ultime partite, come sapevo che sarebbe dovuto succedere perché di fatto eravamo 18 e avevamo bisogno di tutti. E niente, il frutto è stato che pur nelle assenze delle ultime partite anche chi non aveva giocato prima ha dato una bella mano. Volevo fare i complimenti agli avversari perché secondo me questo è stato un campionato livellato. E noi siamo partiti con l'handicap perché tutti ci indicavano che eravamo la squadra più forte. Io sapevo che invece eravamo una squadra con delle qualità ma anche con delle difficoltà, con dei giocatori di qualità che arrivavano da anni di inattività, quindi sapevo che ci saremmo dovuti sudare fino alla fine. Ho l'unico rammarico quel gol che abbiamo preso a 2 minuti dalla fine della supplementare nella Coppa Liguria, perché penso che secondo la mia opinione meritavamo comunque di vincere anche quella, perché abbiamo fatto veramente un cammino anche in quello esaltante, incontrando delle squadre importanti. Quindi, vabbè, va bene così, godiamoci questo. Quando hai capito di vincere questo campionato e quando, se è capitato, avevi paura di perderlo questo campionato? No, ho capito di vincere adesso, quando finisce, perché io guarda, non, come dire, sai, situazioni con squadre che non hanno niente da dire, che però insomma giocano più sgombre di testa, ne ho visto di situazioni particolari. Probabilmente l'abbiamo vinto vincendola con l'Aurora, perché forse quella è stata la parte determinante, perché la squadra ha ritrovato un po' di sicurezza che avevamo perso in quella partita, secondo me, sfortunata col Monegna. E ti dico, guarda, quest'anno è stato difficile, poi c'erano 7-8 squadre che erano attrezzatissime, ce n'erano 4-5 almeno che per i livelli soliti di seconda categoria mi sembravano buone squadre, di squadre materasso ce n'erano del cosiddetto materasso 2, ma ti dico, siamo stati in difficoltà anche con quella, perché abbiamo giocato con la Leivese, abbiamo faticato, quindi il mio modo di vederlo, lo dico da tanto tempo, è l'unico campionato che è migliorato di livello questo, quindi sono ancora più felice perché. Dico, questa squadra ha vinto contro delle squadre che chi tecnicamente preparato, chi con la mentalità giusta, abbiamo incontrato degli avversari veramente ostici e faccio i complimenti e in bocca al lupo a quelli che vanno a giocarsi i playoff, perché comunque credo che anche lì si assisterà a delle belle partite perché ci sono 4 squadre organizzate, io non so chi sia arrivato, ma qualunque delle 5 che va a giocarsi i playoff comunque è una buona squadra, quindi vedremo delle belle partite, quindi auguro in bocca al lupo a tutti e sono contento di aver vinto con degli avversari di quel livello.